C'è un'atmosfera di trepidante attesa oggi in questo luogo che conosciamo molto bene, Albert Park. La storia della stagione inizia qui, con il Gran Premio d'Australia. Siamo pronti a scrivere il primo capitolo. Oggi si gareggia nello stato di Victoria, dove i piloti hanno 16 curve e 5.303 metri a disposizione per raggiungere una velocità media sul giro di 190 km orari. La vicinanza delle barriere rende inevitabili gli incidenti e la storia recente ci ricorda che la safety car non è un'eventualità assolutamente da escludere. Oggi nel corso del campionato, accanto a me a commentare la gara, ci sarà il solo e unico Luca Filippi. Bene, siamo al Gran Premio d'esordio del campionato, quindi è la primissima volta che vediamo queste vetture in azione. Luca, secondo te quali sono i dubbi principali da questo punto di vista? Prima di tutto devo ringraziarti per la presentazione, Carlo. Per me è un onore essere qui e non vedo l'ora di scoprire cosa hanno in serbo per noi le scuderie quest'anno. Per rispondere alla tua domanda, credo che, oltre alle prestazioni, il vero punto interrogativo sia l'affidabilità. È il primo Gran Premio della stagione e tutti i nuovi componenti vengono spinti al limite. Le auto di Formula 1 sono estremamente sofisticate, ma altrettanto sensibili. Quindi oggi l'obiettivo sarà arrivare alla fine della gara, mantenendo la vettura in buone condizioni e tenendosi lontano dai guai. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Capitano si posiziona in pole position accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. Quindi il resto della griglia: Gasly, Vettel, Lewis Hamilton e Perez, Bottas, Weber, Kubica e Kimi Raikkonen, Grosjean, Ricciardo, George Russell e Leclerc, Kvyat, Butler, Lance Stroll e Lando Norris, Albon e Nico Hülkenberg. Right, let's be patient going into turn one. ERS deployment. It's time to use some of this charge. Thank you.
HG complete. See these tires through to the end now, two laps left. Next one by will be your final lap. You are in first position, front of the pack, tires behind. The gap to the car behind is 1.7 seconds. They're on fresh solids. Look after these tires now. You want to finish the race on this compound, two laps left. Next one by will be your final lap. Strategy complete. See these tires through to the end now, two laps left. Next time by will be your final lap. The car behind is dropping back. We're seeing a gap form. Position, front of the pack, Bottas behind. Okay, the gap behind is 2.5 seconds. They're on fresh softs. This is your final lap. Absolutely awesome. Just amazing. Well done. Non è stata una gara facile, ma ha tenuto duro e oggi la Haas ha veramente meritato di vincere. Dimmi Luca, a cosa è dovuta la vittoria di oggi? È stata una vittoria di squadra. Hanno applicato la strategia migliore, la più adatta alle condizioni del tracciato. E il pilota è stato impeccabile nell'eseguire alla perfezione gli ordini di scuderia. La dimostrazione lampante di come in Formula 1 il gioco di squadra sia tutto. L'Alfa Romeo sarà soddisfatta di un weekend che l'ha portata alla vittoria. E proprio in questo momento i piloti si avvicinano al podio per la cerimonia di premiazione. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Il capitano conquista la vetta della classifica piloti. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca, ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? Generalmente mi concentro sui piloti che danno più spettacoli in gara, ma oggi sono rimasto colpito soprattutto da Nico Hülkenberg, che ha guidato senza sbavature dalla prima all'ultima curva. E passiamo ai costruttori. La Mercedes passa in testa alla classifica. Bene, dopo un weekend elettrizzante è tempo di salutarci. Ma Luca ed io vi aspettiamo per il prossimo appuntamento con la Formula 1.